Dopo aver aiutato Bruce Wayne Batman e Diana Prince Wonder Woman a fermare una rapina da parte di Al Falcone e il suo gruppo di terroristi a Gotham City, Barry Allen, Flash, rivisita la sua casa d'infanzia, dove rammenta la sua vita con i genitori Nora ed Henry prima che la madre venisse uccisa, omicidio per il quale Henry è stato ingiustamente accusato e imprigionato. Sopraffatto dalle sue emozioni, Barry viaggia accidentalmente indietro nel tempo all'inizio della giornata e in seguito informa Bruce di quanto accaduto. Nonostante gli avvertimenti di Bruce sulle conseguenze indesiderate di un viaggio nel tempo, Barry torna comunque al giorno della morte di Nora e impedisce che accada. Quando Barry cerca di tornare nel presente, viene tuttavia attaccato da un altro misterioso velocista, finendo in un 2013 alternativo in cui i suoi genitori sono felici assieme. Trovato il suo se stesso del passato, si rende conto di essere finito nel giorno in cui ha ottenuto i suoi poteri. I due Barry vanno quindi al dipartimento di polizia di Central City, dove Barry aiuta il sé del 2013 ad ottenere i suoi poteri durante una tempesta, ma nel processo finisce accidentalmente per perdere i suoi. Mentre Barry lotta per addestrare il suo doppelganger a usare i suoi poteri, i due notano una trasmissione del generale Zod che si sta preparando a invadere la Terra. I due Barry tentano di assemblare la Justice League, ma falliscono poiché in questa timeline non sono in grado di localizzare Wonder Woman, Victor Stone Cyborg non è ancora stato coinvolto nel suo incidente e Arthur Curry Aquaman non è mai nato. I due si recano quindi a Villa Wayne, sperando di trovare Batman, ma invece trovano una versione alternativa e più vecchia di Bruce Wayne che si è ritirata dalla lotta al crimine. I due convincono Bruce ad aiutarli a trovare Kal-El, Clark Kent, Superman e, usando una connessione backdoor alla NASA all'interno della Batcaverna, sono in grado di localizzare una navicella kryptoniana che è stata scoperta in Siberia. All'arrivo, i tre trovano invece Kara Zor-El, una donna kryptoniana che afferma di essere la cugina di Kal-El. Dopo aver salvato Kara dalla struttura, Barry chiede a Bruce di aiutarlo a riavere i suoi poteri, ricreando l'incidente che glieli conferì. Il primo tentativo fallisce e quasi uccide Barry. Così Kara vola portando Barry nella tempesta per farlo colpire da un fulmine, permettendogli di riottenere i poteri con successo. Kara e Bruce, quindi, si uniscono ai due Barry per affrontare le forze di Zod nel deserto. Durante la battaglia con questi, Kara apprende che il generale ha ucciso Kal-El quando la sua navicella è finita fuori rotta da bambino e che il codice genetico necessario per trasformare la Terra in Krypton è in realtà dentro di lei. Kara sovrasta Zod, ma quest'ultimo riesce comunque a ucciderla, mentre Batman si sacrifica nel vano tentativo di distruggere le forze nemiche. Il Barry del 2013 quindi viaggia indietro nel tempo attraverso la Speed Force per salvarli entrambi più volte, fallendo. Barry cerca ripetutamente di fermarlo, poiché il multiverso sta iniziando a collassare su se stesso. Una versione futura e corrotta del Barry del 2013, la stessa creatura che aveva spinto Barry nel 2013, spiega che ha viaggiato attraverso la Speed Force per anni per salvare il suo mondo da Zod e prevenire la morte di Batman e Kara, inutilmente. Dark Flash intende uccidere Barry, poiché crede che annullando le azioni precedenti di Barry per salvare Nora, la cronologia possa tornare alla normalità e pertanto tenta di pugnalarlo. Ma il Barry del 2013 si sacrifica, causando un paradosso che elimina Dark Flash, mentre il Barry del 2013 muore tra le braccia del Barry del presente. In seguito, Barry annulla le modifiche che ha apportato alla cronologia e fa i conti con la morte di sua madre, che è costretto ad accettare. Tuttavia, egli effettua un piccolo cambiamento nel passato per creare nuove prove nel presente che dimostrano l'innocenza di Henry. Dopo essere tornato al presente e aver contribuito a scagionare Henry, Barry viene contattato da un Bruce Wayne diverso, il cui aspetto è stato ulteriormente alterato a seguito del cambiamento della timeline effettuato dal velocista scarlatto per salvare suo padre.
Infine, vediamo Barry parlare di quanto successo ad un ubriaco Arthur Curry. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.